Ciao gente, io sono Xanakob e oggi siamo tornati sulla Domenico Wakfu. Oggi andremo a esplorare il nuovo aggiornamento 1.64, non mi ricordo adesso il numero preciso. E andremo a vedere anche la nuova isoletta Panna Lucia, che sarebbe il mondo, cioè non il mondo, l'isoletta dei Pandawa, in cui adesso si sa da dove viene Po dei Kung Fu Panda. E andiamo subito ad esplorare questo nuovo bel aggiornamento. Prima di passare alla parte noiosa in cui vi spiego bla 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 l'aggiornamento 1.64.4, volevo andare subito a vedere l'isola di Panda Lucia. Panda Lucia, Panda Lucia, non so come dirlo. Pandemonio davvero. Comunque praticamente per chi non ha visto la terza stagione di Wakfu, non posso farlo, a cosa si riguarda. Credo si riguarda la terza stagione, non mi ricordo se era la seconda o la terza stagione di Wakfu, mi sembra la terza. In cui c'è praticamente questo... vabbè, intanto andiamo a esplorare subito. E non è tanto... cioè è più grande di quanto... Azzarola sei grande, caspita, non me l'aspettavo così grande. Cos'è, nuova... la nuova macchina? Boh, vabbè, bella davvero. Già mi piace il fatto che è grandissima. E ci sono tante mine. Che, boh, vabbè. E praticamente, per chi non ha visto la terza stagione di Wakfu, credo fosse la terza, perché la seconda non penso proprio, c'è praticamente questo Pandawa, che era Pandalusio. Mi sembra si chiamasse così, in cui intanto camminiamo verso esplorare. Così vi racconto la storia. Qui si può anche raccogliere il bambù? Sì, davvero, figo, si può prendere il bambù. Prima non c'era. Quindi hanno aggiunto anche un nuovo item, insomma. Con nuovi mob che appunto vi faccio vedere poi dal sito. Vabbè, in cui c'è questo Pandalusio che cerca di salvare il suo popolo che aveva bevuto tipo l'acqua o il latte che era infettato. Poi lui aveva fatto del latte dal bambù che ha curato tutti alla fine, in poche parole. Erano tipo diventati gli zombie del vampiro. Vabbè. Comunque, andiamo subito a vedere se c'è qualcosa. L'audio è bellissimo, lo ammetto. In cui per ora non trovo nulla da fare. Però è un posto davvero bello grande. Andiamo a esplorare subito tutto. Magari vi dico se trovo qualcosa. Panda Louise. O Lucia, boh, non lo so, non penso... Vabbè, qua ci sono vari Pandawa. Pandit, che sarebbe un Pandawa bandito, credo. Davvero bella la creatività qui. Cosa sta succedendo? Non sono abbastanza potente, quindi qui si riceveranno missioni dal livello 171 in poi. Da quel che ho scoperto. Qua varie cose che si raccolgono dal farmer. Io sono... boh, non lo so. Vabbè, varie cose da poter coltivare, cose nuove tra l'altro. In cui davvero un bel posto. Qua la grafica di questo gioco mi sorprende sempre a me. In cui la città dei Pandawa è sempre a livello 171. E non penso ci siano missioni per chi sia inferiore al livello 171. Quindi questo è un livello per chi... cioè è una isola per chi è più alto di livello, tipo... l'isola di vampiro. Del vampiro, insomma. Che anche lì bisogna essere di un certo livello abbastanza alto. Io sono a malapena 104, che sarei tipo a metà. Quindi bella. Qua ci sono le mine di Panda Lucia, che anche qui c'è un altro treno. Ok, sono curioso di cosa ci sia qua. Ah, bella, davvero bella la grafica in cui... ah vabbè, ma c'è il quarzo. Vabbè, sì, dai. Ah, è davvero bella che hanno messo tipo le cose di bambù. Bello, davvero bello. Credo di dover passare per forza per le mine. E qui dovrebbe esserci Diego, la casa di Diego. Di Diego. Cioè non quella dell'era glaciale, però. Era Diego o Pandiego? Pandiego, ok. Che mi ricordo... ah, in realtà è in cima. Perché nell'anime... anime, sì, insomma, nella serie TV c'era la casa di Pandiego che era in cima alla... in cima, insomma. Un'altra uscita. Oh vabbè, dov'è Pandiego però? Ah, ma più avanti. Ah, io sono scemo che... con le varie coltivazioni di Pandiego che lui studiava la canna da bambù perfetta. Ok. Sì, bella Panda Lucia. Chiamiamola Lucia, più bella.
E niente, questa è Panda Lucia, in cui qua mi manca da esplorare. Che immagino ci siano... Vabbè, vi faccio vedere dal sito, che è tutto più facile. Dunque, innanzitutto una cosa che hanno messo nel nuovo aggiornamento è la Conversion Stone, in cui permette di grazie a questa Conversion Stone, la pietra della conversione, ti permette di scambiare origins tra giocatori, ma non ho capito se solamente uno ne deve avere di questa pietra o entrambi. Spero solamente uno. E tra l'altro questa pietra può essere venduta da altri giocatori nel negozio del gioco, che ormai tutti sappiamo qual è. E ho visto che si può anche comprare nel gioco a solamente... Dove si trova? Aspettate un attimo, ok. Allora, si può scambiare questa... No, aspettate, torniamo indietro. Si può scambiare 3 milioni di Kama per una Conversion Stone. Io ne ho solamente 1 milione, se me lo fa vedere. Quasi 1 milione, anche meno. Vabbè, insomma, dovrei arrivare a 1 milione con i soldi della Gilda, anche di poco più. Però costa 3.000 per avere questa gemma degli Origins. Io ne ho 80. Da dove mi arrivano questi 80 Origins? Vabbè. E ti permette di scambiare Origins tra giocatori. Io, in realtà, non credo che... Cioè, non lo so, alla fine questa pietra serve per scambiare Origins, in Origins tra giocatori, e anche questa gemma in Kama, penso. Ok, aspettate. Vabbè, quindi si può vendere anche questa. E niente, io non so quanto sia utile, però boh, quasi quasi me la compro. No, in realtà non me la compro, perché anche se danno 2500 Origins insieme a questa gemma, si può scambiare questa gemma, questi Origins, il che è una bella figata tra giocatori. Aspettate un attimo, ok. Si può scambiare questa Origins tra giocatori e anche Kama, cioè Origins per Kama. In effetti di certo non si danno Origins per Origins, cioè sarebbe inutile. Comunque hanno aggiunto questa pietra che sembra tipo per scambiare Origins e Kama, insomma, queste cose che, boh, per me non è tanto un granché, però non lo compro, mi spiace. Poi c'è il nuovo metodo di incantamento che è strano, cioè per me è strano perché è una cosa nuova. Comunque, non esisterà più a quanto pare la polverina magica che ti... Cioè, voglio dire, non quella che ti sniffi, ma quella che usi per fare... le pietre da incastonare nel tuo equipaggiamento. Ma a quanto pare potrai... Vabbè, cliccando 2 volte su un tuo equipaggiamento ti darà a random queste strane forme, questi colori presa, o chiamateli come li volete, socket, prese, in cui ognuno appartiene a un certo incantamento, insomma, quanto... effetto, è facile dire effetto, caspita, oggi mi sto... Boom. Vabbè, in cui Lankama pensa che semplicità, accessibilità, personalizzazione, bla bla bla, in cui semplificheranno tutto. E boh, in realtà non lo so, a me non piace un granché, ma forse dico così perché non so ancora di preciso come fare. In effetti, da quello che ho capito, tipo trovi due effetti. Ecco, sì, ok. E da quello che ho capito trasformi... Allora, quelli col punto interrogativo sarebbero quelli che possono essere incantati. Quelli senza li puoi trasformare, non so come ancora, in pezzi magici che puoi usare per aumentare... Ecco qua. Vecchie polveri ottenute con il vecchio bla 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 possono essere riciclate manualmente in frammenti magici, il che posso ancora farlo, che possono essere riciclati in nuove polveri, ok. Le rune magiche possono essere riciclate manualmente in frammenti magici. Le rune che sono attaccate agli oggetti saranno automaticamente convertite in frammenti magici. Figo. Almeno non fanno perdere nulla al giocatore con questo aggiornamento. Numero di socket. I vecchi articoli saranno considerati non identificati e il loro numero di socket verrà generato casualmente. Ok. E bla bla bla, possono essere riciclati i vecchi... Vabbè, è tipo il vecchio sistema, però... Vabbè, comunque penso sia più meglio, cioè meglio e peggio allo stesso tempo, perché da un lato mette in difficoltà tutti quelli che erano abituati al vecchio sistema, dall'altro lo migliora, però boh,
È più sì che no, dai, anche se tipo come più sì che no. Infatti ora andremo a vedere come funziona. Premiamo due volte su questo. Sei sicuro di identificare questo item? Sicuro, perché io voglio, ma spero che non mi cambia le statistiche. Ok, no, perfetto. In cui abbiamo bisogno dei pezzi di oggetti che non so come ricavarli in realtà. Avrei bisogno di effetti che non abbiano il punto interrogativo, da quel che ho capito, ma io finora ho trovato tutti quelli che... Questo qua mi sta... Che caspita è questo? Ok. Vabbè, questo è uno che mi dava gli schiaffi, non lo so, non l'ho visto. Vabbè, in cui si può scegliere un tipo di effetto ogni... Aspettate un attimo... Le altre ancora non si possono scegliere, per ora. Vabbè. Qui si possono scegliere effetti e a seconda... Ah, bello, mi piace, lo metto. Si possono aumentare gli effetti spendendo questi pezzi di vecchi componenti magici ottenuti dai vestiti e equipaggiamento, che ancora non ho capito quali siano, non capisco, tipo questo. Come faccio a farlo diventare... a romperlo? Non lo so se solamente quelli senza punto interrogativo o sono io che sbaglio qualcosa. Vabbè. E soprattutto, cosa più importante, torniamo un attimo dentro. Io qua c'avevo questi Shammer. Vabbè, dei martelli della vita che danno vari equipaggiamenti, che modificavano le rune. Modificano anche l'equipaggiamento? No, ora che ci penso. Una bella domanda, sapete? Vabbè, comunque... io per ora faccio questi due, in cui qua mi dà... Fatemi capire ancora, ci sto ancora pensando e ragionando. Aspettate. Ok, da quello che ho capito, vabbè, me l'ho già detto cosa ho capito, mi sto un po' torturando, mi sa. Ok, bisognava anche avere tipo un doppio effetto, no, non doppio effetto, un'altra duplica, un altro duplice oggetto per ottenere effetti diversi. Tipo se io faccio la stessa cosa con un altro oggetto di questo, ovviamente me ne dà un'altra cosa randomica. Ma io ancora non ho capito nello specifico come fare, magari... In futuro, dai, in futuro. Qui si può scegliere solamente un effetto, però è davvero bello. Vabbè, il bello è che anche non ti modifica le prestazioni, quindi buon per me. Ah, e per andare al numero bisogna di incantarlo. Mettiamo per esempio questo. Per il colore sempre bisogna... Ah, con il colore mi sa che posso cambiare la forma. E l'ordine penso sia... Non capisco cosa cambi l'ordine, magari l'effetto. Tipo se prima c'è l'attacco e poi la difesa, ti dà più attacco che difesa. E viceversa. Vabbè, era questo era per l'aggiornamento che ancora ci devo capire un po'. Pian piano ve lo spiegherò anche se ci capirò. Per esempio questo. Ah, ok, già fatto. Fatemi toccare cose a caso. Allora, questo lo rimuovi definitivamente, con questo lo prevedi. E questi dettagli che... Ah, i dettagli del set che... Inutile, andiamo. Ah, c'è anche questi, in effetti come faccio ad usarlo? Vabbè. Può essere usato su una runa, quindi al massimo mi modifica la runa, ma mi fa ottenere sempre polvere di runa. Sempre pezzettini magici, magari sono più potenti con il martello. Va bene. Io non so che farci, raga, davvero. Vabbè, faccio. Addio. Comunque niente, questo era per oggi tutto, anche se non era un granché, però non so che contenuti portare di Wakfu, perché sono ancora un po' basso di livello, che dovrei fare la storia principale, ma c'è bisogno di alto livello. Oppure un booster pack, qualcuno mi paghi un booster pack, no scherzo. O forse no.
Vabbè, un'ultima cosa del sito. Qua c'è una piccola bella storia. Aspetta che ve lo metto in italiano così nel caso lo leggete nel video velocemente. Qui c'è, nel sito c'è una piccola bella storia in cui bla 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 parla di Pandalucia. Di questo, come si chiamava? Pandalucio. No, com'era? Pandiego, non Lucio, ogni volta sbaglio. Vabbè, e in cui bla 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 e parla della storia di questa isola che è davvero molto bella come isola, che parla di questo spirito che l'ha ammaliata alle cascate. E davvero bella, credo sia la missione del livello 171. E davvero bello, sì, mi piace. Comunque io la gem, secondo me, poi boh, la gemma della conversione è un po' inutile, perché alla fine serve per ottenere Origins, no, ottenere Kama dagli Origins, perché tu teoricamente non puoi comprare Kama, però puoi comprare gli Origins e quindi a sua volta puoi comprare Kama grazie agli Origins. Però è un po' stupido, perché se voi ogni tanto andate allo spawn, c'è un chiunque che vi spamma questo sito www.ankamo oppure .wakfu qualcosa.com, che non so se è del sito originale, ma forse sì, non lo so, in cui praticamente vi chiede 5 euro qualcosa per ottenere tipo, quant'era? 3 milioni? E in effetti questa gemma quanto costa? Se la compro, quanto costa? Costa 10 euro se non sbaglio, no 5. Quindi teoricamente più o meno uguale, magari, boh, non lo so, è un po' strana questa gemma, però vabbè, io non la compro, boh, chi lo sa. No, però se davano 5.000 Origins per 5 euro e da far comprare una sola volta a un giocatore, la compravo, però ne danno solo 2.500, però vabbè. Quindi niente, per oggi era tutto, quindi se vi è piaciuto il video mettete un mi piace, commentate se avete qualcosa da commentare riguardo a questo nuovo aggiornamento, che ve ne pare, rispondete anche sopra in alto a destra alle info, se vi piace o no, a me non lo so, per ora, poi magari sì, perché c'è silenzio, perché di solito le cose nuove sempre mi stanno strane, poi mi abito e mi piacciono, come l'aggiornamento delle rune che in passato non c'era, oppure la mappa, in realtà non mi piace l'aggiornamento delle mappe, che ancora non mi è andata giù, che le hanno fatte più piccole, ma troppo piccole, cioè, non lo so, è tipo, le hanno fatto più piccole come se avessero concentrato più mob, però vabbè, questa è la mia opinione, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Quindi niente, se vi è piaciuto il video mettete un mi piace, condividete per supportare, commentate se avete qualcosa da commentare, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, e noi ci si vede alla prossima, ciao! E adesso, dopo questo, sappiamo come hanno fatto Kung Fu Panda 3 con il panda, oh, e il padre. Grande Ankama.